Ok, buonasera a tutti, benvenuti a questo nuovo meetup di CodeMotion. Io mi chiamo Paolo e questa sera vi farò una piccola introduzione su cosa sono gli aperitech, anche se magari sicuramente molti di voi già li conoscono. E qui, come potete vedere, sono i nostri riferimenti, abbiamo il nostro canale Telegram. Il nostro dev calendar con tutti gli eventi che abbiamo qui, diciamo, in programma, il gruppo CodeMotion Tech Community su Facebook, dove potete vedere video, articoli e tante altre informazioni riguardanti appunto, i nostri eventi. E infine il nostro sito codemotion.com che vi invito a visitare. Questa qui è la parte dedicata ai nostri eventi online. Come dicevo prima, dall'online meetup al training program ai dev magazine con articoli e tutto quello che riguarda il mondo della tecnologia. Il nostro dev lunch box, come ho detto precedentemente, l'appuntamento con un nuovo topic ogni giorno. L'evento del 27 di maggio dedicato al deep learning, all'intelligenza artificiale, legato a tutti i campi, dalla finanza, alla medicina, al marketing. Quindi vi consiglio appunto di seguirlo. I prossimi appuntamenti del mese di maggio, ancora diciamo in divenire, ancora un po' scarno come incontri, ma a breve si riempiranno. E infine, come dicevo, come ho già detto, per le domande o in chat o alzate la mano e sarò io a darvi la parola. A questo punto cedo la parola a Stefano. Sì, inizio io. Ok. Buon meetup. Grazie, Paolo. Grazie. Grazie. Buonasera a tutti e bentrovati. Questo è il secondo tentativo in cui facciamo questo webinar. Doveva essere il 15 aprile, la prima volta, dopo c'è stato un imprevisto all'ultimo e ne abbiamo approfittato comunque per fare una chiacchierata sugli accessibility days e su cos'è questo evento. Prima di passare la parola a Lorenzo, ecco, volevo rifare una brevissima presentazione sugli Accessibility Days per spiegare a chi non c'era l'altra volta un po' di cosa si tratta. Io sono Stefano Ottaviani, appunto uno dei fondatori di Accessibility Days. Ne ho alcune slide a supporto, le lanciamo al volo. Ok. Allora, gli Accessibility Days sono una manifestazione che quest'anno è arrivata alla quarta edizione, quest'anno si sarebbe dovuta tenere all'Istituto dei Ciechi di Milano il 22-23 maggio, per motivi che tutti conosciamo, invece la riproporremo online via streaming. Di cosa si tratta? È un evento praticamente che, come dice il nome stesso, vuole parlare di accessibilità, soprattutto per quanto riguarda il mondo delle tecnologie digitali. Quindi parlare a sviluppatori, designer, maker, editor di contenuti, tutte quelle persone appunto che lavorano con il mondo del digitale, software, siti web, app, makers, chi più ne ha più ne metta. Perché è importante parlarne? Diciamo che sì, sicuramente un aspetto per cui è importante parlare dell'accessibilità è perché tutti vorremmo un mondo senza disuguaglianze, in cui tutti abbiano le stesse opportunità degli altri. Questa cosa, purtroppo, sappiamo tutti quanti benissimo che non sempre funziona bene, soprattutto in ambito aziendale. Quindi quest'anno abbiamo voluto porre l'accento anche su un messaggio proprio per far capire le aziende perché dovrebbero essere interessate al discorso accessibilità o addirittura investirci al discorso accessibilità. Queste sono tutte cose che io stesso ho imparato sentendo parlare gli speaker delle scorse edizioni. Quindi ecco, diciamo, io stesso ho appreso meglio questi concetti. Il primo è che la società comunque ha delle nuove esigenze, in particolare con una popolazione che avanza sempre più di età, con il ricambio generazionale, e quindi noi che oggi magari siamo ventenni, trentenni, quarantenni o cinquantenni, saremo quegli anziani di oggi che però vorremmo utilizzare, continuare a utilizzare tutti gli strumenti che oggi abbiamo e che sono soprattutto digitali. Con l'avanzare dell'età, purtroppo, ecco che insorgono problemi più o meno gravi che comunque ci impediscono di fare quello che finora, abbiamo fatto normalmente. Perciò, ecco, c'è sicuramente un mercato
che sempre più dovrà tener conto di queste esigenze. L'altro fattore è che spesso si pensa alle persone disabili come persone che nascono con disabilità o comunque diventano disabili a un certo punto della loro vita e poi hanno questa situazione per il resto della loro vita. In realtà ci sono molte più persone che magari sono disabili o temporaneamente non abili a fare delle certe cose. Pensiamo a situazioni di neomamme piuttosto persone che fanno un intervento, delle operazioni. Io stesso mi sono trovato in questa situazione quando alcuni fa ho fatto l'intervento quello laser per la miopia, sono dovuto stare quelle 2 o 3 settimane completamente al buio. Fatto sta che mi sono ritrovato a dover consegnare un progetto, perché poi sappiamo come funzionano queste cose per gli sviluppatori, c'è sempre a fare tutto per l'altro ieri, e ecco che sono riuscito a farlo senza guardare praticamente, o perlomeno limitando il più possibile, perché grazie all'amicizia con una persona non vedente sapevo come utilizzare certi strumenti che erano comunque accessibili, quindi mi hanno permesso con gesture e altri meccanismi di fare magari più lentamente, ma comunque di consegnare quel software. Quindi ecco, dobbiamo pensare che ci sono anche tante situazioni di disabilità temporanea, che comunque vanno a crescere un potenziale mercato di utenti. Ok, abbiamo parlato di accessibilità, abbiamo capito perché è importante parlarne. In soldoni, ecco, cosa sono queste accessibility days? Sono una manifestazione in cui appunto cerchiamo di parlare di questi argomenti, sicuramente facendo sessioni, sia l'anno scorso ma anche quest'anno abbiamo avuto 3 track in parallelo per 2 giorni, e l'anno scorso siamo arrivati a più di 40 speaker, quest'anno ancora non l'abbiamo contati, ma i numeri più o meno sono quelli, nonostante poi faremo l'evento online. Piuttosto cerchiamo di arricchire l'esperienza per chi partecipa con tutta una serie di esperienze sensoriali, le abbiamo chiamate così. Ad esempio, potete vedere le scene al buio, passeggiate al buio, la visita al museo tattile ovviamente questo al buio. No, scherzi a parte, ecco, queste sono tutte slide in bianco e in nero. Ecco, abbiamo fatto tutta una serie di esperienze che ci consentono di capire o di vivere almeno per un breve periodo, poche ore o anche pochi minuti, quali sono le condizioni di una persona, ecco, disabile. Questa era la foto che vedete ora, era della passeggiata al buio fatta per le vie di Bologna. Piuttosto, ecco, situazioni di cena al buio, queste erano per i bambini, quindi con le mascherine, non l'abbiamo fatto in stanze completamente al buio, sono un'esperienza veramente forte. Piuttosto, ecco, visite a musei tattili, postazioni per i maker con stampe 3D, gadget di vario tipo, postazioni per l'audio game, tutta una serie, ecco, di esperienze o dispositivi. Questi sono ad esempio degli occhiali che permettono di provare le varie tipologie di ipovisione. Quindi ecco, cerchiamo di arricchire la partecipazione con tutta questa serie di esperienze. Quest'anno, mancando la presenza fisica, purtroppo queste esperienze non potremo ripeterle. Cercheremo di fare qualcosa soprattutto con la parte degli audio game, o vedremo se riusciremo a inventarsi qualcos'altro. Quindi ecco, comunque questa edizione 2020, per quanto ripensata completamente, comunque ecco, non sarà da meno da quelle degli anni passati. In particolare appunto avremo la conferenza con ugualmente 3 track. Poi abbiamo pensato di introdurre un'altra iniziativa che, diciamo, tra virgolette è un po' nuova, o meglio, completamente nuova per noi non era, nel senso che già dopo la prima edizione, in collaborazione con Microsoft, facemmo un hackathon, ma fu dopo la conferenza. Invece questa volta l'hackathon è inserito direttamente nel contesto della conferenza. L'hackathon, per chi non conosce cos'è, è una, diciamo, una sorta di maratona, una competizione in cui diversi team lavorano per sviluppare delle idee. Gli hackathon tipicamente si svolgono in un arco di 2 giornate, ci si ritrova tutti in uno stesso luogo, si formano dei team in modo tale che delle persone possono, ecco, andare insieme a sviluppare delle stesse idee, anche persone che non si conoscevano fino al momento prima.
Quest'anno, visto che ecco, anche tutto questo è passato al digitale, abbiamo un po' rivoluzionato il formato e abbiamo deciso perciò di dare più tempo a disposizione alle persone per comporre team, studiare le idee. Abbiamo già avviato questo hackathon, che la prima fase consisteva appunto nel far raccogliere tutte le proposte, anche e soprattutto dalle associazioni di disabili, quelli che potevano esprimere dei bisogni concreti. Quindi questa prima fase è già completata, le proposte sono disponibili sul sito e da un paio di giorni i partecipanti hanno iniziato a lavorare su queste proposte, quindi a valutarle, a decidere su quale andare appunto a lavorare e a costituire anche dei team. L'hackathon però non è ancora chiuso, nel senso che ci si può ancora iscrivere, proprio perché durerà fino al 19 maggio, termine in cui dovranno essere consegnati i progetti, per cui potenzialmente qualcuno si può iscrivere anche il 16 maggio, se poi in 2-3 giorni completa tutto, può comunque partecipare. L'importante è che il 19 maggio ci sarà la consegna dei progetti, nel giro di 1-2 giorni una prima giuria valuterà quali meriteranno di passare alla fase finale e durante gli Accessibility Days ci sarà il pitch davanti a una giuria dei 4 team finalisti. Tra tutti questi 4 team verrà scelto il team vincitore e anche il podio. Quindi ecco, abbiamo questa esperienza che sicuramente è particolare e interessante. Vi invito ecco, a valutarla e comunque in collaborazione con Microsoft Italia. Questo significa che possiamo avere da parte loro supporto per l'utilizzo di alcune tecnologie come i cognitive services, tutto il discorso dell'intelligenza artificiale, piuttosto che la Microsoft Power Platform, che è una piattaforma che consente di creare soluzioni scrivendo pochissimo codice. Però poi i partecipanti, i team, possono decidere comunque di utilizzare qualsiasi linguaggio o tecnologia che vogliono, non sono legati a utilizzare quelli Microsoft. E appunto per preparare al meglio i partecipanti abbiamo organizzato anche una serie di webinar, due già ce ne sono stati, in cui il primo Andrea Saltarello ci ha spiegato come utilizzare appunto questi cognitive services, l'altro c'è stato martedì scorso con Rossella che ci ha spiegato la Microsoft Power Platform. Ci saranno altri tre webinar, i prossimi tre martedì, in particolare quello di Heidi di martedì prossimo sarà molto importante perché parleremo di normativa e di privacy. È inutile progettare una soluzione se poi va a infrangere qualche legge. E soprattutto perché è importante farlo con una persona come Edi, che è un avvocato, perché ci può aiutare a districarci in un ambito su cui noi sviluppatori spesso finiamo per tagliarci, perché non è il nostro settore quello di andare a interpretare le leggi, che non sono ecco, scritte proprio come il bel codice. Ecco. Perciò vi consigliamo di partecipare, poi avremo altri due webinar, uno con Enos Recanati che ci parlerà di skill Alexa, quindi per la parte se volete più smart home e domotica. L'ultimo pitch sarà nuovamente con Lorenzo Barbieri che ci aiuterà a prepararci nell'ultimo webinar, sarà con Lorenzo Barbieri che ci aiuterà a preparare il pitch al meglio. In conclusione, quindi oltre a invitarvi ad andare sul nostro sito accessibilitydays.it per registrarvi e partecipare sia alla conferenza piuttosto che all'hackathon o più o meno o ecco curiosare, vi invitiamo appunto anche a partecipare a questi webinar. Ora lascio la parola a Lorenzo, vorrei giusto ecco, fare una piccola introduzione di Lorenzo, anche perché ormai noi ci conosciamo da molti anni e soprattutto ho avuto il piacere anche di conoscerlo negli ultimi anni appunto sul tema del public speaking, che è molto caro a Lorenzo. Ma ci fa molto piacere che per questa edizione di Accessibility Days abbia voluto esserci anche lui riproponendo questo argomento proprio in salsa accessibile. Tra l'altro Lorenzo, ecco, piccola chicca a cui ragionavo questa mattina, in qualche modo se andassimo a vedere l'albero genealogico di Accessibility Days ci sarebbe a un certo punto, se non agli inizi, proprio Lorenzo, perché praticamente gli Accessibility Days sono tra gli organizzatori anche la community di sviluppatori delle Marche, che adesso si chiama Dev Marche, ma in origine c'era uno user group chiamato .NET Marche, che proprio Lorenzo in qualche modo ne fece parte durante la sua creazione, perché tutto nacque appunto con una cena proprio insieme a Lorenzo.
Cioè, ecco, in qualche modo, il momento Amarcord rientra anche lui un po' nella storia degli accessibili di sé. Perciò, ecco, mi hai fatto venire i brividi, mi hai fatto. Sì, non so se a ripensare più che sono passati 15 anni o per le emozioni comunque. Però ecco, esatto, una esatto. Piccola chicca. E giusto, ultimissima nota, prima di passare la parola a Lorenzo, durante gli Accessibility Days, di cui comunque abbiamo pubblicato l'agenda proprio in questi giorni, avremo un'ulteriore sessione su come preparare al meglio uno speech, tenuta da Alessandro Scardova, che prima avevo intravisto, ecco, tra i partecipanti. Alessandro parlerà un pochino meglio della parte proprio delle slide, poi correggetemi anche se sbaglio, mentre Lorenzo parlerà più a 360 gradi dell'intero processo. Perciò ecco, abbiamo deciso di fare una sessione prima dell'evento e l'altra tenerla proprio per l'evento, per gli accessibili di maggio. Non so se Ale vuoi aggiungere una parola. Beh, è stato perfetto. Ok, approfittiamo anche per salutarti. Ciao. Ok. Lascio la parola allora a Lorenzo, che questa sera prima ci parlerà di Accessible Public Speaking, poi abbiamo chiesto se ci poteva fare 10-15 minuti su come tenere al meglio un talk da remoto, visto che i nostri speaker si troveranno tutti a fare una sessione appunto da remoto e per diversi probabilmente sarà la prima esperienza. Perciò ecco, abbiamo anche questo bonus extra. Bene, allora fammi condividere lo schermo. Mi dite quando lo vedete? Sì. Vedo. Perfetto. Allora, buongiorno, buonasera a tutti. Anzi, questa presentazione mi è venuta in mente dopo aver visto quella che ha fatto Alessandro qualche tempo fa ad un evento che abbiamo organizzato. E quella di Alessandro era appunto sulla su come fare delle slide accessibili. Io invece ho pensato più a 360 gradi, e quindi ad esempio come vedete sotto lo schermo ci sono i sottotitoli che ho ottenuto installando un add-in di PowerPoint che si chiama Presentator Translator. Come vedete i sottotitoli non sono perfetti, a volte fanno un po' ridere, però aiutano in certi casi anche a capire meglio che cosa uno sta dicendo. Ma se voi installate l'app di Microsoft Translator, quindi andate su translate.it e inserite quel codice, quindi IWAHQ, o andate sul QR code. Naturalmente adesso mi dice che i sottotitoli non sono disponibili perché la mia connessione a internet è lenta e purtroppo questo è il bello della diretta, però fondamentalmente ecco, adesso stanno tornando. Fondamentalmente questi sono sottotitoli che potete mettere gratuitamente nelle vostre presentazioni e la cosa bella è che uno dice posso averli sia nella lingua che sto usando. Io una volta li ho usati perché stavo facendo una presentazione in un meetup, non mi ricordo, era in un paese dell'Est Europa, e dove non tutti parlavano inglese perfettamente, quindi che cosa ho fatto? Io ho fatto la sessione in inglese, ho impostato che io parlavo in inglese, ma ho messo i sottotitoli nella lingua di quel paese. E quindi questo può essere sia un aiuto all'accessibilità, nel caso ci siano persone che hanno difficoltà a sentirvi, o magari può essere un aiuto all'accessibilità, come mi è capitato una volta nella sede Microsoft, a fianco all'auditorium avevamo dei lavori in corso e quindi quando partiva il martello pneumatico non si capiva niente. Non dico che i sottotitoli avrebbero risolto il problema, ma di sicuro avrebbero aiutato. Attenzione che quando lanciate la presentazione con i sottotitoli, vi chiede se metterli sotto o sopra. Questo può essere utile eventualmente in certe sale dove
se metto i sottotitoli sotto, li vedono solo quelli delle prime file, quindi posso eventualmente metterli anche sopra. Se invece ho uno schermo in alto e molto grande, allora sono più comodi sotto perché distraggono meno eventualmente le altre persone. Un'altra cosa che ho fatto è stato pubblicare in anticipo le slide qui, quindi se andate a questo link bit.ly 2xqo y maiuscolo 6y minuscolo, trovate direttamente le slide che sono accessibili, o almeno lo spero, perché io ho salvato un PDF accessibile e l'ho pubblicato su SlideShare, quindi spero che SlideShare abbia mantenuto i tag dell'accessibilità. Se qualcuno può verificare questa cosa, mi farebbe piacere sapere appunto se i tag sono stati mantenuti. Questo è importante perché magari voi potete dare la possibilità alle persone di scaricarsi le slide e di interagire. Questo vale anche, ad esempio, può essere un aiuto anche in caso di connessioni lente o di difficoltà. Vedo subito una domanda e poi vado avanti per Google Slide. Per Google Slide non so se esiste un plugin. Un'altra cosa che si può fare è usare uno strumento per fare, questo vale naturalmente solo per le presentazioni online, usare uno strumento per fare presentazioni online che disponga dei sottotitoli. E a me vengono in mente solo Skype e Teams di Microsoft, perché gli altri strumenti non li conosco, però fondamentalmente sia con Skype sia con Teams io posso avere i sottotitoli. Io invece ho scelto di usare PowerPoint Translator perché PowerPoint Translator permette di farli indipendentemente se siete online, se siete offline, indipendentemente dal software di condivisione che state utilizzando. Questo un po' me l'ha spoilerato Stefano prima, però fondamentalmente, giustamente, attenzione, perché dobbiamo pensare all'accessibilità? Perché vogliamo rendere le nostre presentazioni più inclusive possibili, soprattutto adesso che siamo obbligati a fare gli eventi online, e quindi mentre magari sugli eventi di persona non è detto che persone con disabilità se la sentano di venire per mille motivi di accessibilità delle location, di accessibilità al trasporto pubblico, eccetera, eccetera, online bisogna cercare di fare di più, anche perché, attenzione, online è un po' più semplice, se usiamo gli accorgimenti giusti, fare presentazioni accessibili. Ad esempio, online il body language diventa praticamente ininfluente, perché io tengo la telecamera spenta perché ho poca banda, però anche con la telecamera accesa voi vedreste solo la mia faccia, a meno di non avere un setup più professionale, che magari qualcuno si può permettere, ma non tutti. Quindi perché non rendere le nostre presentazioni accessibili? E attenzione, accessibilità può voler dire banalmente, immaginatevi questa slide, immaginatevi che uno la scarica, vede sotto le varie immaginette e a un certo punto vede il vichingo e dice: ma che cosa cavolo c'entra il vichingo? Poi, vedendo l'animazione del vichingo, si vede che a un certo punto il vichingo parla in una lingua stranissima che potrebbe benissimo essere un problema di accento. Però se io non descrivo questa cosa, adesso lo sto facendo a voce, quindi è importante, quando fate presentazioni dovete, se le immagini sono una parte fondamentale della vostra comunicazione, dovete descriverle. Non dovete dare per scontato che tutti le vedano, ma soprattutto dovete descriverle perché magari c'è qualcuno che in questo momento ha una connessione lenta e vede male le animazioni, oppure che ascolterà l'audio di questa presentazione guardando le slide, e nelle slide statiche il vichingo non parla. Quindi attenzione, è importante pensare ai vari aspetti sensoriali e descrivere, come in questo caso io sto facendo, il fatto del vichingo, o ad esempio il barman. Quando uno vede il barman con in mano il mixer, non capisce perché il barman dovrebbe avere problemi di accessibilità. Poi nell'animazione si vede il rumore molto forte e quindi si capisce che, ad esempio, se io sono in un locale e sto vedendo un video,
i sottotitoli diventano importanti. E questo, ad esempio, è una cosa che per chiunque sia stato negli Stati Uniti o in altri paesi è normalissimo, perché lì è quasi tutto sottotitolato. Da noi spesso nei locali non mettono o non mettono i video dove le persone parlano, oppure li mettono a tutto volume e quindi danno pure fastidio. Negli Stati Uniti ci sono i video con magari sempre gli sport, però con i sottotitoli, e poi magari c'è della musica di fondo, uno può parlare, oppure se è interessato allo sport, addirittura ci sono anche due o tre video con sport differenti, e uno sceglie quello da guardare e può leggere se... può leggere i sottotitoli. Attenzione, un'altra cosa. Oggi, molto spesso, le persone che hanno disabilità non sono incentivate a seguire una presentazione, perché molto spesso le presentazioni non sono pensate per essere accessibili. E quindi, fino a quando non diventerà la norma, cioè io spero tanto che fra 5 anni o prima o dopo, non lo so, gli accessibility days non servano più, perché la cultura dell'accessibilità nel mondo dell'informatica, nel mondo delle presentazioni, nel mondo della, in generale, nel mondo della tecnologia, sia diventata pervasiva, ma oggi non lo è. E quindi io ho fatto vari tweet, vari post sui miei blog, vari post sui canali social, invitando la gente a seguire questa presentazione, perché prima di tutto è una presentazione accessibile. E quindi io spero, e attenzione, non lo sto dicendo io che questa è una presentazione accessibile, io ho fatto anche dei dry run con delle persone. I dry run sono quando uno prova la sessione senza avere il pubblico davanti. Ho fatto dei dry run con delle persone cercando di capire se fosse effettivamente accessibile, e ho avuto una serie di feedback per migliorarla. E questo è importante. È importante, ad esempio, che gli organizzatori delle conferenze tengano a questo tema e che magari facciano o a campione o su tutti gli speaker delle prove per verificare effettivamente che la sessione, le sessioni siano effettivamente accessibili. Un altro punto importante che riguarda gli speaker e gli organizzatori delle conferenze è: il template che si sta utilizzando è accessibile? Le slide che state creando sono accessibili? E se io devo parlare a un organizzatore di conferenza, oggi ho fatto una telefonata con Stefano, a un certo punto parlando gli ho detto, secondo me un organizzatore di conferenza dovrebbe condividere un template che sia accessibile, e magari nel template dovrebbero esserci anche delle indicazioni, oppure condividere anche un documento, però il documento magari uno tende a perderselo. Se io queste indicazioni le metto nel template, gli speaker le vedono, ed è quello che ad esempio fa Microsoft. Da 2 anni a questa parte, la maggior parte degli eventi Microsoft hanno nei template che vengono distribuiti slide come questa, che vengono poi naturalmente nascoste dagli speaker o cancellate, ma che gli speaker se le trovano nel template, dove si dice cosa uno speaker deve fare per verificare che il contenuto sia accessibile, e quindi controllare il contrasto, eventualmente usando il Color Contrast Analyzer, mettere delle leggende per le forme e per i colori, perché ci potrebbero essere persone daltoniche, mettere il testo alternativo su tutte le immagini importanti e sulla grafica importante, perché se no si crea rumore, dopo lo vedremo. Utilizzare dei layout gerarchici che facilitino la vita agli screen reader, oppure controllare il reading order delle slide per verificare questa cosa. Tutte cose di cui vi parlerà Alessandro nella sua sessione. E poi anche i colori, e i colori del brand, l'accessibilità, i contrasti minimi. Ci sono appunto dei tool per validare questi contrasti. Se non sapete da dove partire, potete andare, ad esempio, io ripeto,
la presentazione l'ho preparata su PowerPoint, più che altro perché non conosco, non utilizzo altri strumenti. Poi, andando sui vostri strumenti, potete cercare se hanno feature simili. Di sicuro la suite Office presente, in cui è presente PowerPoint, ha negli ultimi anni lavorato tanto sull'accessibilità. Quindi se io vado su PowerPoint e cerco template, e se ci metto accessible o accessibile nella versione italiana, trovo tutta una serie di template che sono stati pensati pensando proprio all'accessibilità. Addirittura esiste un template che si chiama Making a Template Accessible, che vi crea in automatico una presentazione molto dettagliata su come creare template accessibili. Quindi io vi suggerisco, aprite PowerPoint, cercate, create una nuova presentazione come template, mettete accessible template e trovate questo e gli fate fondamentalmente, vi fate guidare in attesa poi della sessione di Alessandro, che andrà molto molto più in dettaglio su tutti quegli aspetti. Naturalmente non basta usare un template accessibile, perché se io ho un template accessibile poi inizio a mettere le cose nelle slide a caso, la mia presentazione non sarà accessibile. E quindi fondamentalmente PowerPoint ha esattamente come altri strumenti sempre di Office, non voglio fare pubblicità, ma è uno strumento che io ritengo veramente molto importante, ha l'accessibility checker. L'accessibility checker naturalmente non è perfetto, ma è un ottimo inizio, e sull'accessibility checker facciamo una demo. Ecco, il difetto ad esempio di utilizzare il PowerPoint Translator per il Presentation Translator, guardate poverino che fatica sta facendo a tradurmi, perché ha messo Efronslator, Terra, fino a Presentation Translator, poi probabilmente anche il mio accento, e in questo momento non gestisce il fatto di usare sia l'inglese che l'italiano in maniera mischiati. Però uno dei difetti di usare Presentation Translator è quello di che se interrompo la presentazione spariscono i sottotitoli. Allora voglio fare un esperimento che naturalmente, come tutte le cose che si tentano al volo, potrebbe non funzionare, ma vediamo se io provo a tenere attiva la presentazione e a lanciare l'accessibility checker in modo che i sottotitoli continuano a funzionare. Benissimo, sembra andare, ditemi se si incarta qualcosa. L'accessibility checker lo posso trovare o andando nel menu info, e andando a vedere dentro Check for Issue e trovate l'accessibility checker, oppure lo posso fare da qua sotto. Naturalmente adesso la connessione si è rallentata e quindi i sottotitoli non vanno. Fa niente. Lanciamo l'accessibility checker. L'accessibility checker mi dice che manca il testo alternativo su un sacco di immagini, un po' come sui siti web, manca il titolo su alcune slide, e ci sono alcuni contrasti, alcuni sono errori, come vedete in alto errori, e altri sono warning. Prendiamo ad esempio il warning sul contrasto, che è difficile da vedere. Se io clicco mi mostra proprio l'immagine che il template Microsoft utilizzava per dirmi che era un contrasto sbagliato, e quindi l'accessibility checker giustamente lo trova. Un altro warning che mi dà è che il video della slide del Presentation Translator non aveva i sottotitoli e mi permette ad esempio di inserire i sottotitoli per il video nel formato che si usa per i sottotitoli, e quindi se io avessi i sottotitoli di un video glieli posso inserire. L'altra cosa importante è che come dicevo prima, ci sono un sacco di errori, ad esempio sulla slide 1, che manca il testo alternativo. Il mio consiglio però è di partire sempre dal reading order. Perché questo? Prendiamo la slide 1 e io gli posso dire aggiusta il reading order. E guardate cosa succede. Il reading order, quindi l'ordine di lettura, mi dice che c'è prima un'immagine che non ha il testo alternativo, vedete il triangolino, poi c'è un rettangolo, l'immagine è quella sotto delle mani, poi c'è il rettangolo sopra che mi dà lo scuro, poi c'è il testo Meetup, il testo Accessibility Days, Lorenzo Barbieri in collaborazione con Accessibility Days,
il rettangolo bianco, eccetera, eccetera. Quindi la cosa che posso fare è iniziare a pulire via tutta la grafica. E quindi, ad esempio, la linea, poi andiamo a vedere l'avatar mio, non serve descriverlo, il logo degli Accessibility Days, essendoci già la scritta, non serve leggerlo. E poi andare a vedere il resto. Quindi prima legge Meetup, poi legge Accessibility Days, bla 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 bla, poi legge Lorenzo Barbieri, poi legge in collaborazione con Accessibility Days, e poi vedete, questo ha già il testo alternativo, perché prima ho fatto una prova e l'ho messo. Sugli altri il testo alternativo manca, quindi lo posso fare o direttamente da qui, e quindi dire che questo è Luis N. Labs, e chiuderlo, vedete che è sparito l'iconcina. L'altra cosa da sistemare, che magari è una stupidata, ma per quelli precisini come me è importante, è che ad esempio se nella slide il logo Microsoft viene prima di quello G.NET, è giusto che venga letto. Adesso questo è un elenco di sponsor e quindi non è importante. In altri casi l'ordine anche della grafica è importante. Quindi sistemando nel reading order le cose, quindi mettiamo ad esempio The Motion, poi prendiamo il logo Microsoft, ci mettiamo Microsoft. Attenzione, questo si può fare come sto facendo io, intanto che sistemo il reading order, o lo posso fare direttamente dagli errors qui, però in questo caso vedete che posso fare anche qui add description o mark as decorative. Quando lo marco a decorative lo tolgo dal reading order, quindi lo posso fare di qui o di là. Di là vedo l'ordine delle cose, di qui no, e quindi io preferisco prima sistemare il reading order e poi sistemare l'elenco delle, come si dice, l'elenco dell'alt text. L'altra cosa poi che mi manca, ad esempio, è l'alt text su questa immagine qua. Questa dico che è decorativa, anche perché non è un video che non ha i sottotitoli, quindi diventa troppo complicata. Poi c'è un altro gruppo, questo gruppo lo marco come decorativo perché non mi interessa nulla dell'iconcina delle persone che parlano. Poi c'è il QR code, questo potrei dire... visto che c'è già l'URL nello schermo, anche il QR code lo marco come decorativo. E a questo punto dovrei essere a posto, perché comunque questi che sembrano immagini in verità sono testi, questa parte qui sono tanti testi uno sovrapposto all'altro, e quindi lui me li può leggere, oppure potrei andare a marcare pure questi come decorativi. L'altra cosa che mi dice è che mancano i testi per queste immagini, quindi qui potrei dire ad esempio... aggiungere una description, create a new PowerPoint presentation starting from an accessible template. Naturalmente deve essere chiaro, cioè questa immagine trasmette questo testo quando io la racconto, ma se uno deve leggerla con uno screen reader deve capirla. In altri casi, ad esempio, questa qui potrei mettere la stessa descrizione simile a quella di prima. Questa immagine, visto che poi c'è la demo, potrei marcarla come decorativa. Quest'altra immagine, sto parlando troppo veloce, con questa foto che trasmette velocità, anche questa è decorativa. E quindi... questa è solo la marca decorativa. In più, guardate, mi dice che manca il titolo di questa slide. Sul titolo posso fare varie cose. Posso prendere un contenuto e dire che è quello il titolo. Posso aggiungere il titolo, oppure posso aggiungere un titolo nascosto. Io in questo caso farò così. Farò un titolo nascosto che, come vedete, è fuori dalla slide. In questo caso uno dice, ma se è fuori perché tu lo stai aggiungendo? Lo sto aggiungendo perché lo screen reader, utilizzando i titoli, mi può fondamentalmente aiutare a navigare tra le slide. Quindi posso utilizzare lo screen reader per navigare tra le slide e poi entrare nel dettaglio della singola slide. Quindi è importante che ci siano i titoli. A questo punto andiamo a ricontrollare lo sliding,
il reading order, questo era già a posto, quello della slide 2, vediamo un attimo, ci sono i vari testi che però sinceramente non aggiungono nulla e quindi li tolgo e gli lascio il titolo che però lo metto in cima anche se è nascosto e poi tiro via questo testo e lascio solo il link, quindi presentation translator e dell'eventuale link per andare a seguire questa presentazione. E a questo punto vedete che rimane quella della prima e rimane il fatto che mancano i video e siamo a posto. Questa presentazione è più o meno quella che poi ho salvato già e che trovate su SlideShare. Quindi adesso torniamo giù. Altra cosa, il linguaggio che state utilizzando è accessibile, e questo vale sia per il linguaggio parlato che per il linguaggio scritto. Per il linguaggio parlato, ad esempio, uno potrebbe usare acronimi che magari sono comuni nella sua industria o nella sua azienda e possono avere significati completamente diversi per altre aziende. Uno può avere delle convenzioni, uno può utilizzare delle regole che gli altri non possono, ad esempio, non capire. Faccio due esempi stupidi. Quando Microsoft aveva tanti anni fa acquisito Nokia, io parlavo con le persone ex Nokia, loro mi dicevano, beh, questa cosa la facciamo alla settimana 42, questa cosa la facciamo alla settimana 43, perché loro ragionavano in settimane, mentre noi in Microsoft ragionavamo in quarter, ragionavamo poi, dicevamo proprio le date o la terza settimana di agosto, non dicevamo la settimana 24, la settimana 38, e quindi all'inizio c'era un po' di incomprensione. Un'altra cosa, ad esempio, guardate questa slide, guardate l'hashtag holidays che c'è in basso sulla destra. In verità quell'hashtag è A11YDays, che è anche parte dell'alias di Twitter di Accessibility Days, perché A11Y, secondo la convenzione che vuole che le parole lunghe uno mette la prima lettera, l'ultima lettera e il numero di lettere, questa è una convenzione che negli Stati Uniti si usa molto, A11Y sta per accessibility, come ad esempio I18N sta per internationalization. Sì, se uno lo sa. Oggi parlavo con Alessandro Scardova, che ho visto prima, gli ho fatto vedere questa slide, e lui mi fa, che cosa cavolo vuol dire? E lui pensava che l'11 fosse il 2011, il primo anno che erano stati fatti gli Accessibility Days, che poi l'hashtag era rimasto così, perché se io non conosco una convenzione, nessuno me la spiega, quella convenzione è totalmente opaca. Quindi attenzione, fate in modo che il vostro linguaggio sia accessibile, eventualmente spiegando all'inizio. Allora, perché se io vi dicessi, buongiorno a tutti, io sono un Microsoft FTE che lavora nella divisione OCP in UE come CSA, e voi potreste chiamare il 118 e farmi ricordare, no, oggi no perché non vengono per queste cose, ma una volta avreste chiamato il 118 per farmi ricoverare qualche giorno in psichiatria. Però io non ho detto nulla di male, ho detto che sono un full time employee di Microsoft che lavora nella divisione One Commercial Partner in Western Europe come Cloud Solution Architect, e però ho usato tutta una serie di acronimi che sono chiari solo a me. Già magari in altre aziende simili a Microsoft questi acronimi hanno significato diverso, e quindi c'è proprio un problema di comprensione. E quindi se usate degli acronimi spiegatelo, se avete delle convenzioni come ad esempio A11YDays spiegatele. E attenzione anche per rendere la presentazione accessibile, il font utilizzato per scrivere holidays con quell'uno che non ha la barretta in diagonale ma ce l'ha dritto e sembra molto molto una L, a volte potrebbe dare problemi, e quindi se ci sono parti importanti della presentazione che a colpo d'occhio potrebbero non essere chiare, spiegatele oppure intervenite andando a cambiare in maniera significativa, ad esempio mettendo un font dove si capisca chiaramente che è un 11 e che quindi è A11YDays. Ok, altra cosa, sto parlando troppo velocemente?
Guardate sotto. Lo screen reader, cioè scusa, non lo screen reader, i sottotitoli hanno capito, ma tante volte invece prendevano le cantonate pazzesche. Poi attenzione, io adesso sto cercando di creare la frase e le mie pause, perché sto andando piano, distraggono lo screen reader, mi fa mettere dei punti, fa andare a capo, perché lui non lo sa, che non capisce che io sto invece tergiversando perché non mi viene la frase giusta. Quindi attenzione, i sottotitoli possono dare un sacco di errori. Guardate lì, attenzione, la squilla. Che cos'è la squilla? È che non ha capito male quello che io ho detto. Bisogna adattare la propria voce, la propria cadenza, il proprio tono. Bisogna esercitarsi se si vuole usare bene i sottotitoli. Guardate i presentatori, soprattutto, ripeto, dei programmi americani, e lì molto spesso ci sono persone che scrivono i sottotitoli. Adesso stanno automatizzando sempre di più, però molto spesso c'erano persone che scrivevano, e comunque scrivevano velocemente. Altra cosa, se io sono ad un evento di persona e parlo troppo velocemente, magari posso creare problemi a chi legge le labbra. Oppure, altra cosa, se io cambio troppo la mia velocità o cambio troppo il tono, posso dare problemi di comprensione. Oppure se mi giro verso lo schermo inizio a commentare. Quindi anche quando sono di persona devo stare attento a essere inclusivo nel tipo di linguaggio che uso. Vi dico una stupidata: se io faccio una presentazione a un volume mediamente basso, magari ci potrebbe essere qualcuno che ha un apparecchio acustico che si mette magari nelle prime file e magari è tentato di alzare un po' la regolazione dell'apparecchio acustico. Adesso poi non so come funzionano quelli moderni, però è una mia supposizione, non l'ho mai avuto, però vedendo come funzionavano quelli di qualche anno fa quando li usavano alcuni miei parenti, ma lì viene la tentazione di alzare il volume. Ma se poi voi dopo nella presentazione a un certo punto iniziate ad urlare o mettete su un video a tutto volume, potreste dargli fastidio. E quindi attenzione a velocità con cui parlate, la variazione dei toni, la variazione. Se dovete fare cose strane, ditelo. Quando sono andato la prima volta a uno spettacolo dei Blue Man Group negli Stati Uniti, all'ingresso c'era un cartello che diceva che per via di giochi di luci, colori, suoni, fumo e effetti speciali, poteva dare problemi a persone con difficoltà uditive, persone che soffrono tanto di nausea dovuta al movimento, persone. Potrebbe anche arrivare fino a causare crisi di epilessia. E se avete in serbo effetti speciali, attenzione, gli effetti speciali possono sembrare tanto belli e tanto simpatici per persone che non hanno problemi di disabilità o inabilità anche temporanee, ma possono dare un gran fastidio invece a chi ce le ha. Quindi attenzione, magari nel dubbio, quello che io dico sempre, quando siete in dubbio mentre state per fare una presentazione, fate un dry run con qualcuno dell'audience che verso cui dovete andare. Perché? Perché è l'unico modo di far venire magari degli scrupoli che a voi non vengono, far venire delle idee o anche dire: attenzione, ma questa cosa qui potrebbe dare fastidio a questa persona, questo tipo di persona o quest'altro tipo di persona. La stessa cosa vale anche per il linguaggio che utilizzate o per delle battute, ma qui andiamo in consigli più generici del public speaking. Per cui attenzione a tono e tutto il resto. Concludiamo, abbiamo finito la nostra presentazione, vogliamo distribuire il materiale. E che materiale distribuiamo? Le slide, ripeto, ma io l'ho fatto, le ho salvate prima e le ho messe fin da subito. Probabilmente verranno messe sui video sul sito Accessibility Days di questo webinar quando pronti, appena pronti. Supponiamo che fosse un webinar tecnico, io avrei potuto anche mettere a disposizione magari una solution, un progetto, un repository su GitHub o da qualche altra parte.
Pensavo ad esempio alle demo di sessioni tecniche. Spesso quando io creo una demo, mi faccio un demo script, quindi dico prima faccio così, poi faccio cos'ha, poi faccio così, poi faccio cos'ha, perché così se perdo il filo ho un demo script da seguire. Ma a volte lo stampo e me lo tengo vicino alla tastiera. E perché non condividere anche il demo script? Perché magari le persone. Soprattutto se poi una volta che registrate lo schermo, il video magari non è di qualità eccelsa, potrebbero far fatica a seguire la vostra presentazione e contemporaneamente fare dentro nel tool di sviluppo o ovunque, nello strumento che state mostrando, le operazioni che fate voi. Mentre se hanno a disposizione un demo script che dice crea una nuova soluzione, crea un nuovo progetto, inserisci questa referenza, fai così e fai cos'ha. Loro se la fanno leggere magari dal loro screen reader o la mettono sul notepad con un font molto grosso e possono seguire la cosa senza dover stare dietro al vostro video, dove magari la voce si sente così così e l'immagine a volte è stata incodata troppo e si perde di qualità e uno non capisce cosa sta facendo. Più cose avete a disposizione, potrebbe, oppure non lo volete mettere a disposizione fin da subito perché non ce l'avete, però potreste rendervi disponibili a farlo. Quindi dire, io ho pubblicato i file, ho pubblicato il video, se qualcuno dovesse avere problemi a seguire quello che ho fatto, sono disponibili a dare maggiori informazioni. E così vedete, cioè, perché se poi non vi contatta nessuno, magari, e voi non avete scritto il demo script, pazienza, ma se invece il demo script ce l'avete potete condividerlo. E naturalmente questo vale per mille altre cose che potreste aver citato nelle slide. L'ultima cosa, pensateci sempre, ma tutte le immagini, tutti gli audio, tutti i video che mettete nelle slide potrebbero essere soggetti a copyright e quindi potreste essere costretti a togliere le slide oppure mettere in difficoltà quelli che stanno poi ostando le vostre slide. Quindi lo dico soprattutto agli speaker dei prossimi Accessibility Days, agli speaker in generale, fate attenzione alle immagini. Io ad esempio queste immagini le ho prese da Unsplash, che è un sito, unsplash.com, che è un sito che ha immagini tutte liberamente distribuibili. PowerPoint, quando inserite un'immagine, ha la possibilità di fare ricerche per immagini compatibili Creative Commons, però in generale quando mettete le immagini verificatene i copyright, perché ho visto casi dove presentazioni anche utili e importanti sono state rimosse perché violavano il copyright di qualcuno e questo non ha voluto sentire ragione e ha fatto togliere l'intera presentazione o l'intero video. Benissimo, abbiamo finito la prima parte, quella sulle presentazioni accessibili. Sul mio blog, adesso non voglio fare pubblicità, però la sto facendo, sul mio blog trovate un sacco di post, ne sto scrivendo sempre di più, sull'inclusività, sull'inclusione, sulla diversità e adesso anche sull'accessibilità, perché secondo me è un tema sempre troppo poco approfondito. Infatti sono stato molto contento di mandare la sessione e soprattutto che venisse accettata e che venisse accettata come webinar prima dell'evento in modo da poter condividere fin da subito i vari trucchi anche agli speaker che verranno dopo. Però sul blog trovate tanti contenuti e continuerò a pubblicarne soprattutto se vedo che c'è interesse. Perfetto, allora intanto adesso vado sulle domande e poi fra qualche minuto faccio un'altra presentazione. Può spiegare cos'è il demo script? Allora, il demo script è che se quando io ho una demo, che può essere o una demo dove io scrivo del codice, ma anche pensiamo ad esempio alla presentazione di un macchinario dove io faccio vedere, non lo so, inseriamo questo pezzo, schiacciamo il bottone e il macchinario lavorerà il pezzo e produrrà il pezzo finito. Adesso è per forza una cosa di sviluppo. Io ho un elenco di passi da fare che racconto mentre faccio la mia presentazione. Se ho questo elenco potrei condividerlo o magari fare una slide che normalmente non che durante la presentazione non mostro, ma che condivido ad esempio su SlideShare o su Google Drive o OneDrive, quello che volete, in modo che la gente possa replicare quello che ho fatto io, un po' come nelle ricette che sì,
ti fanno vedere mare, uno va su YouTube, la maggior parte dei canali dove fanno ricette, ti fanno vedere come cucinare, però poi sotto trovi la descrizione, allora serve questo, 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 prima si fa così, poi si fa cos'ha, e dopo nel video vedo tutti i dettagli, ma c'ho anche una piccola descrizione testuale che mi aiuta anche poi nelle ricerche. C'è un'altra domanda relativa alle immagini, è sufficiente citare la fonte o è necessario che siano Creative Commons? Purtroppo non è sufficiente citare la fonte e tecnicamente non è nemmeno sufficiente dire metto un link e poi apro il link durante la presentazione e lo faccio vedere da internet. Vi faccio un esempio stupido: se io sto facendo una presentazione come questa in streaming, metto un link su YouTube dove apro un pezzo, che ne so, un cartone della Disney messo su YouTube o su Disney Plus, e ne mostro più di 2-3 secondi, che c'è comunque un tempo minimo sotto il quale non c'è violazione di copyright, ma è molto molto breve, io non ho i diritti per trasmettere il cartone della Disney live in questa presentazione, e quindi non importa se io ho messo il link, ho cliccato, ho aperto YouTube e l'ho fatto vedere, io non avevo i diritti di farlo, e quindi potrei, cioè, una volta che poi il video viene registrato e magari gli Accessibility Days lo mettono online, la Disney avrebbe tutte le ragioni di chiedermi di toglierlo, perché gli Accessibility Days non hanno il diritto di fare streaming di contenuti della Disney o di qualsiasi altra Disney, per citare una casa che adesso mi viene in mente perché mi viene in mente adesso perché c'è stato il lancio, ma potrebbe essere chiunque, potrebbe essere anche un qualsiasi fotografo di cui mettete, ah sì, questa l'ho vista sul sito, cioè dovete andare sui siti che danno immagini oppure comprarle, e quindi comprare dai vari siti di Photostock, oppure essere sicuri che le immagini che avete scaricato ad esempio da Flickr abbiano una licenza che permetta di ridistribuirle. È possibile vedere il link dove prendere la presentazione? Sì, lo metto su subito. Anzi, lo metto direttamente nella chat, così lo potete copiare e incollare. Lo metto direttamente nella chat. Eccolo qui. Ci sono altre domande sulla parte di accessibilità? Oltre a farle in chat potete anche intervenire non alzando la mano. Ok. Comunque, quando sarà pronto il video, poi vi invieremo anche via mail il link pure a quello, per quello delle slide. Allora. Un attimo che faccio partire l'altra. Aspettate un attimo, non ho capito perché non mi ha messo il... Allora, un attimo, sto cercando di capire perché non mi ha messo il QR code per... Eccolo qui, finalmente, ce l'ho. Ok, faccio partire anche i sottotitoli anche per questa. E nel caso vogliate usare o l'app di Translator o il sito translate.it, il codice di questa presentazione, di questa conversazione, è la PURW. Aspetto 2 secondi se qualcuno vuole provarlo. Ok, state vedendo tutti correttamente il mio schermo, giusto? Perfetto. Allora, questa presentazione è sul public speaking, in particolare da casa, perché diverso è quando ad esempio lo fate in ufficio, in una sala riunioni, avete tutto tranquillo, ma adesso molto spesso lo si fa da casa. E da casa cambia tutto.
Prima di tutto, ricordatevi che normalmente nelle presentazioni, le presentazioni non sono mai su di voi, ma sono sempre relativamente al valore che dovete trasmettere. Questo vale ancora di più quando fate le presentazioni da casa. Cioè voi dovete trasmettere del valore e questo vale sia per presentazioni come quelle che faranno gli speaker degli Accessibility Days, ma magari quando dovete condividere qualcosa con i colleghi, quando fate delle call, quando fate qualsiasi cosa. E quindi questo è molto importante. Partite sempre col valore. Come avete notato, allora, è vero che Stefano mi ha presentato e che molti di quelli che erano tra i partecipanti li conosco, ma io non mi sono presentato, non ho detto che sono Microsoft Certified Trainer dal 2000, quindi sono 20 anni che faccio queste cose, non ho detto che ho scritto un libro sul public speaking che è gratuito, bla bla, lo sto dicendo adesso, ma è perché aggiunge magari del valore a quello che sto dicendo. Quindi attenzione, non perdete, soprattutto nelle presentazioni online, il fatto di tempo a dire chi siete, cosa fate, ma andate sul valore. Ci sarà sempre tempo durante la presentazione per dire chi siete, cosa fate, piuttosto fatelo alla fine. Tante volte vedo un sacco di gente che perde un sacco di tempo all'inizio per presentarsi e poi alla fine, quando magari la presentazione è piaciuta, nell'ultima slide non mettono neanche i contatti. Sapete, il 99% degli speaker non mettono i contatti nell'ultima slide. Io ci ho messo la mail e ci ho messo il QR code per collegarvi con me su LinkedIn. Ogni volta che lo faccio online o di presenza, mi arrivano sempre un sacco di richieste. Una volta ho fatto una sessione a Roma su un'audience totalmente nuova. Finisco, faccio le domande, poi dopo mi hanno intervistato dei giornalisti perché era una conferenza dove c'era anche un ufficio stampa che ha organizzato una serie di interviste ai vari speaker. Un'ora dopo esco, salgo sul taxi per tornare in aeroporto. Avevo 30 e rotte richieste di connessione su LinkedIn. E questo è importante, per cui mettetevi alla fine i vostri contatti, non all'inizio. Raccontate una storia che mostra il valore. Fate una domanda. Naturalmente se riuscite a gestire, perché se poi la cosa degenera e magari state facendo una chat, una video chat su uno strumento che non vi permette di mettere il muto a tutti e di riprendere il controllo, meglio di no. E dite perché siete lì. Cioè, un'altra cosa importante, si parte, allora, magari anche quando sto facendo delle call, delle conference call, io sono questo e faccio questo, sono questo e faccio questo, sono questo e faccio quello. A me non mi interessa che tu sei un software architect, che sei l'amministratore delegato, che sei questo. Qual è il tuo scopo in questa riunione? Io ogni volta che mi presento, ad esempio durante una riunione o durante una sessione, dico, buongiorno a tutti, ad esempio se faccio una sessione su Microsoft Azure, che è il cloud a cui lavoro, io dico, io sono in questa riunione per farvi trovare la soluzione tecnica non la migliore possibile, ma quella che rispetta i vostri requisiti facendovi spendere di meno. Perché se vi faccio spendere di più, poi dopo voi il cloud non lo utilizzate. E ogni volta che faccio così vedo facce che dicono: cavolo, ma ecco, allora a cosa serve la sua presenza? Mentre un sacco di altra gente racconta solo i propri titoli. E questo è ancora più importante quando fate le presentazioni virtuali. Perché? Perché la gente si stufa ancora prima, se ne va ancora prima. Attenzione che le sessioni registrate e le sessioni live sono due bestie completamente differenti. Ci sono vari post sul mio blog a riguardo. Sono due bestie completamente differenti, prima di tutto perché nelle sessioni live, se sbagliate, dovete andare avanti. Vi può capitare di dire una parolaccia, vi può capitare di. Ad esempio, 10 giorni fa, in un altro Aperitech di CodeMotion, quello dell'Azure Meetup Milano, io dopo aver fatto un post che diceva mai, mai, mai presentare le slide nella design view di PowerPoint, ma sempre proiettarle, sbaglio a condividere lo schermo e per i primi 10 minuti condivido la design view di PowerPoint. Quando poi guardo la chat e uno di quelli dei partecipanti me l'ha fatto notare, l'ho fatto proprio, cioè è come il calzolaio che va in giro con le scarpe rotte, uguale. Però sono andato avanti. Non è che ho detto allora azzeriamo tutto e ripartiamo. Sì, lo posso fare se ho
se mi ero dimenticato di proiettare per un minuto, rifaccio tutto velocemente e su quello non c'è problema, come ad esempio è stato fatto all'inizio, ma era un minuto, non erano 10 minuti di presentazione, perché sennò la gente me le tira dietro. Quindi attenzione, le sessioni registrate, io se una sessione viene registrata, pretendo che sia fatta bene, altrimenti sto perdendo tempo. Attenzione, diverso è la registrazione di un evento live. Nella registrazione di un evento live io so che non c'è stata post-produzione o che c'è stata pochissima post-produzione, soprattutto nei meetup organizzati dalle community dove non c'è qualcuno che ci lavora a tempo pieno o ci sono studi televisivi che lavorano poi 6 giorni per mettere a posto i video, montarli, tagliare le gaffe, eccetera, eccetera. Ma se io faccio una sessione registrata, quindi faccio, decido di fare un webinar offline dove lo registro tutto, lo mando live, devo farlo bene, ma attenzione, un'ora di webinar registrato, io ci posso mettere anche 3 giorni a farlo e avere uno stress alla fine che è pazzesco. Io preferisco fare una giornata intera di corso live piuttosto che 15, 20, 30 minuti registrato. Se è in inglese è ancora peggio, perché se è in inglese live, se mi scappa qualche cosa, ok. Ma se è registrato, se inizio a sbagliare le est, se inizio a sbagliare i plurali, se inizio a sbagliare i verbi, faccio a figura il cioccolataio, registrato. Però preferisco, cioè lo devo rifare, lo devo rifare, lo devo rifare. Se invece lo faccio live, può scappare una S, può scappare un verbo, soprattutto se la mia audience non è tutta di gente che viene da Oxford, ma sono tutti memari, buona parte non sono madrelingua inglese. E comunque live devo andare avanti. Quindi attenzione alla differenza. Se volete approfondire, trovate una serie di post sul mio blog. Questi due, ma poi ce ne sono stati anche altri. Non abbiate paura delle interruzioni. Se state facendo delle call, oggi che sto facendo un webinar, ho chiuso la porta chiave. C'ho un bimbo di 2 anni e mezzo e voglio evitare di fare quello che è il video più famoso del mondo di quel professore che era intervistato alla BBC e sono entrati i figli, hanno iniziato a ballargli dietro, poi è entrata la mamma strisciando, cercando di recuperarli e lui non si poteva alzare perché non aveva i pantaloni. Che poi l'ha messo questa cosa qui, quindi fa ancora più ridere nel ridere. Io quando faccio le call non ho problema se mio figlio mi gira intorno, dico: signori miei, siamo a casa, e quindi se mio figlio, soprattutto quando ho call che durano 3, 4, 5 ore, non abbiate paura di interruzioni, è logico che nel momento in cui sto, probabilmente se sono, metto nei panni adesso di uno speaker di Accessibility Days, per quell'ora o mezz'ora o quello che sarà, vi chiudete dentro a chiave, cercate di prendere un microfono con la soppressione del rumore se possibile, o comunque di parlare molto vicino al microfono, in modo che se poi si sente in lontananza figlio che cerca di buttare giù la porta a colpi di pugni, pazienza. Però non abbiate paura di interruzioni. Durante, quando è stato 2 giorni fa, stavo facendo un webinar per Microsoft con dei clienti, a un certo punto è successo che praticamente è arrivata una mezza tromba d'aria qui dove abitavo, cioè mia moglie fuori col bambino, gli ho chiesto 5 minuti di interruzione per andare a dare una mano a mia moglie col bambino. Siamo a casa e quindi capitano gli imprevisti, capitano quando siamo in ufficio, a casa potrebbero capitare molto di più. Ricordiamoci che siamo noi gli ospiti che stiamo lavorando a casa e non il contrario. E soprattutto in questo momento dove non è così semplice riuscire ad andare in ufficio, magari dopo il 4 di maggio diventa un po' più semplice, quindi magari qualcuno andrà a fare il live degli Accessibility Days in ufficio o in qualche spazio di co-working che magari si è fatto aprire per poter andare proprio a fare la registrazione. Se siamo a casa cerchiamo di attrezzarci al meglio per questa cosa. Un'altra cosa importante è: per fare presentazioni da casa cercate di avere almeno 2 monitor. Perché? Perché ad esempio io in questo momento ho uno schermo su cui sto proiettando PowerPoint con i sottotitoli. Uno schermo dove ho PowerPoint aperto, che infatti prima mi ha permesso di trascinarlo su e di farvi la demo
dell'Accessibility Checker e un altro schermo dove ho aperto il browser con dentro Zoom. Io riesco a tenere sotto controllo tutto. Questo è importante. Ma, cosa ancora più importante, anche se avete N schermi, non utilizzate le note per scrivere le cose importanti. Se c'è una cosa che tendete a dimenticarvi, mettetela nelle slide, non nelle note. Perché, allora, io adesso per motivi di banda non ho il video acceso, ma altrimenti se io ho, io mi metto, sono lì, metto lo schermo principale guardando la webcam in modo che non inquadri i miei peli del naso o il luccichio che ho sulla fronte visto che non ho capelli, sistemo tutto, le note ce l'ho sull'altro schermo e si vedono questi occhi che vanno in giro a cercare chissà dove e non a guardare direttamente nella camera. È orribile. Altra cosa, e questo vale molto di più nelle presentazioni di persona, ma vale anche in quelle online, tutto quello che scrivete sulle slide la gente lo legge. Quindi io ho messo questo meme su Abramo Lincoln perché online io non posso vedere le vostre facce. Magari qualcuno poteva commentare ah ah ah, è bello il meme. Quando mostro questa stessa identica slide di persona, appena la gente arriva sul meme, vedi tutti i sorrisini che si accendono sulle varie facce, anche perché tipicamente la slide prima la mettevo abbastanza cupa proprio per fare una differenza, e io li guardavo e dicevo, ah ah, avete tutti letto le slide, quindi vedete che qualsiasi cosa che mettete nelle slide la gente tende a leggerla, e questo è il motivo per cui bisogna stare attenti a cosa si mette sulle slide. È inutile dire, date retta a me, non guardate quello che c'è sulle slide, perché il vostro cervello non funziona così. Piuttosto dividete il contenuto su due slide o piuttosto usate delle animazioni. A proposito di animazioni, considerate che se la banda vostra in upload o delle persone in download non è altissima, avere troppe transizioni e troppe animazioni rende difficoltoso guardare la presentazione. Ah, a proposito, se siete già andati sul mio profilo di SlideShare a scaricare la presentazione precedente, trovate anche questa mi sono dimenticato di metterci il link all'inizio, ma scrollando nel mio profilo di SlideShare a un paio di settimane fa la trovate questa, quindi se la volete trovate anche quella. Altra cosa a proposito della memoria, mai imparare una presentazione a memoria, ma imparate l'inizio e imparate la fine. Parate all'inizio perché dovete partire pam pam pam, proprio come un razzo, dovete fare in modo che le persone rimangano incollate alla vostra presentazione. E poi dovete chiudere molto bene, dovete chiudere con un action, dovete chiudere con e allora votatemi se c'è da votare la sessione, e allora mi raccomando partecipate all'hackathon e spaccate tutto e vincete il primo premio, allora fate questo, allora fate quell'altro, oppure e allora contattatemi. Sacco di gente termina le presentazioni, sembra che si spegne, sembra che è andato in stand-by e non si sa che cosa uno deve fare, se deve applaudire, se è di persona, se può iniziare a scrivere le domande, se può, non si capisce. Quindi cercate di chiudere, e attenzione, è molto diverso chiudere un evento online da chiudere un evento in persona. In un evento di persona uno chiude dicendo bene, grazie a tutti, sta zitto qualche secondo, se parte l'applauso bene, se non parte l'applauso dice domande. Comportamento del genere su un evento online assolutamente, soprattutto se io ho il microfono aperto e gli altri no, non chiuderò mai così, chiuderò dicendo bene, grazie a tutti, se avete domande adesso sono a disposizione nella chat, perché nessuno vi fa un applauso. Poi magari vi scrivono nella chat che la sessione è piaciuta. Ben venga, ma la tecnica per chiudere una sessione online e una sessione presente sono totalmente diverse. Ok, questo l'ho già detto, attenzione alle animazioni, transizioni e video. Se dovete mostrare assolutamente dei video, mettete nella slide, e state facendo una sessione online, mettete nella slide il link, o magari se avete qualcuno, come in questo caso Stefano, che mi sta dando una mano, se io avessi dovuto mostrare dei video, avrei magari condiviso con Stefano i link su YouTube o da qualche altra parte di quei video, gli avrei detto, quando parlo dei video, per favore metti sulla chat l'URL, perché magari qualcuno, vedere il video che io sto streamando dal mio PC verso la chat, non riesce,
magari cliccare l'URL della chat, aprirlo su YouTube e far partire il video in parallelo al mio, ce la fa tranquillamente, perché magari il problema è la mia banda. Quindi attenzione, se è indispensabile avere dei video, soprattutto se sono medio lunghi, perché se sono di 3-4 secondi, 10 secondi, non fa neanche in tempo a cliccare che già è andato avanti poi con la slide. Se sono video di 1, 2, 5 minuti, chiedete a qualcuno di mettere il link sulla slide, che così chi non riesce a vederlo dal vostro PC può mettere un attimo in, come si dice, può mettere un attimo in muto la chat principale e guardare il video, oppure ascoltare la vostra voce intanto che però ha switchato il tab sul video e voi intanto che voi lo commentate. Chiedete sempre feedback quando siete online. Si vede il video? Sì, no. Ogni volta che faccio partire lo sharing, si vede la presentazione che sto facendo? Perché l'altra volta io non l'ho chiesto, non avevo testato il tool e ho condiviso la schermata di PowerPoint al posto delle slide. Ci vuole un secondo. Uno dice, beh, ma è noioso. No, perché poi dovete farlo con un certo ritmo, dovete farlo mantenendo alto il tono e poi partire subito col valore. Però è importante avere feedback. Attenzione alle differenze culturali. Quando fate sessioni online, non è detto che vi seguano. Allora, questo è un webcast in italiano, per cui è molto probabile che lo seguano persone dall'Italia, e magari però lo può seguire anche qualcuno che parla italiano che vive all'estero, magari lo può seguire qualcuno dalla Svizzera, magari lo può seguire qualche nostro collega che è andato a vivere negli Stati Uniti. E un esempio che faccio sempre: una volta io ho postato, avevo messo in una presentazione il concetto che i bullet point delle slide uccidono. Naturalmente è un concetto che io penso se uno li usa male, perché i bullet point a volte sono il modo più chiaro per trasmettere una lista, ma la lista deve essere breve e uno non deve abusarne. Una presentazione fatta di 100 slide con 50 bullet point ognuna è una tortura che andrebbe bandita dalla Convenzione di Ginevra. Io avevo messo questa cosa dei bullet point che uccidono e avevo preso il mio avatar che veniva colpito da un bullet point che aveva la forma di proiettile con la faccia, e il mio avatar cadeva e finiva giù sdraiato. Mio amico l'ha postato online su Twitter. Lui ha un sacco di follower negli Stati Uniti perché posta sempre in inglese. Negli Stati Uniti qualche giorno prima c'era stato uno degli sparatori di massa, credo quella di Las Vegas qualche giorno prima, e uno gli ha risposto che la mia battuta era veramente cattivo gusto, considerato quello che c'era stato qualche giorno prima e che lui aveva perso due amici in questo mass shooting, e che quindi anche in una presentazione PowerPoint questa cosa era esagerata. C'ha ragione lui, c'ho ragione io. Sicuro lui è stato ferito da questa foto che non ho anche postato io, l'ha postato un mio amico. Come faccio a stare attento alle differenze culturali? Cerco magari di chiedere, o cerco di fare gli esempi su me stesso, o cerco di fare le cose su di me, e cerco di limitare, o cerco di dire, attenzione, questa cosa io la sto mettendo... Cioè, facciamo un esempio. Prima Stefano abbia mostrato che noi probabilmente fra 20 anni saremo gli anziani che usano la tecnologia. Oggi c'è un grosso problema con gli anziani e il virus che sta girando, e nessuno si permetterebbe mai di fare una battuta su questa cosa qui. Ci poteva stare? Sì, magari fra due amici che scherzavano e non nessuno dei due aveva parenti, amici o gente impattata, ma visto quello che è successo, assolutamente da evitare. Però prendete ad esempio, se io avessi fatto la battuta di io che aiuto mio papà via call di WhatsApp fatta dal cellulare di mia mamma a sistemare due robe perché il software che sta usando sul telefonino è totalmente incomprensibile a me, figuriamoci a lui, e magari facevo una battuta su questo ci poteva stare. Dipende dalla mia sensibilità.
però magari se nel dubbio io faccio, racconto quello che penso di fare, io quello che dico sempre, se siete nel dubbio che una cosa possa ferire qualcuno, chiedete a due o tre persone diverse che hanno sensibilità diverse, se anche solo uno di questi potrebbe dire, ma forse, tiratela via. Questo è un consiglio che vi do, soprattutto negli eventi online, soprattutto in quelli che vengono registrati. Io ho dovuto tagliare a mano pezzi di eventi Microsoft perché speaker a cui avevo fatto i dry run, poi dopo hanno inserito battute che fatte live, e qui di nuovo la differenza tra live e registrato. Fatte live sono passate via, qualcuno è inorridito, però via. Però io che avevo assistito alla presentazione live ho subito scritto ai miei colleghi, aspettate a mettere online questo video, bisogna andare intorno a questo minuto qui e tagliare via questo pezzo. Perché se viene registrato e messo poi online è la fine per chi lo sta ostando. Possono essere gli accessibility days, può essere Microsoft, può essere chiunque. Quando ho partecipato a una conferenza, e questo vale in generale, c'è una, e però vale soprattutto per le conferenze online, c'è un codice di condotta? Se non c'è, visto che è talmente facile averne uno, perché non c'è? La lista degli speaker è abbastanza diversa, diversa nel senso che ci sono uomini, donne, a seconda di quello che mi interessa, giovani, vecchi, gente di Microsoft, gente di Google, non mi interessa, cioè chiunque. La lista è abbastanza diversa. Perché è importante soprattutto per gli eventi online? Perché online è ancora più facile. Se di persona, ad esempio, è molto difficile trovare donne che vengono a fare sessioni, perché capita spesso che magari la loro azienda non le supporta, e questo è un tema che ho discusso con tante colleghe. Fare dei webinar è un po' più semplice. Non è semplice farsi vedere, ma poi c'è. Gli organizzatori hanno fatto la fatica di avere chiesto. Poi, attenzione, ci possono essere eventi dove gli speaker sono tutti maschi, pare che l'organizzatore dice, oh, ho invitato lei, abbiamo mandato l'invito a SheTech, l'abbiamo mandato a Women in Technology, l'abbiamo mandato a questo, l'abbiamo mandato a Vixen.js, l'abbiamo mandato a Queer.js, non ha risposto nessuno. Oh, non è che non posso fare la conferenza perché quel giorno nessuno poteva venire. Però almeno ci hanno provato. E ultima cosa, sempre per la diversità e l'inclusione, state usando un linguaggio inclusivo, fate tutti gli esempi al maschile, vedo un sacco di speaker che quando parlano di programmazione c'è sempre il programmatore, il manager e il product owner. Il. O possibile che non avete una programmatrice nel team, una product owner o una manager? Io ne ho avuto un sacco nella mia carriera, in vari livelli, però poi andate alle conferenze non vanno mai fuori, e anche questo fa la differenza. Il tempo è limitato, quindi cercate di usare il principio di Pareto e di tagliare, pensate all'80-20, quando dovete tagliare qualcosa cercate di tenere quello che nel 20% del tempo dà l'80% del valore. Visto che il tempo è limitato, non spendo tanto tempo su che cos'è l'introversione, eccetera, eccetera, perché potremmo parlare delle ore. Nelle conferenze da casa, soprattutto le sessioni, i webinar, eccetera, eccetera, sono il modo migliore per un introverso per provare a buttarsi in questo campo. Perché male che vada, fate come me, dite che non avete abbastanza banda, tenete spenta la webcam e male che vada, se non funziona qualcosa, date la colpa alla banda, non è colpa vostra. Ultima cosa, avete notato quante storie vi ho detto? Anche e soprattutto in presentazioni tecniche, che siano di tecnologia informatica o altre, le storie sono importanti. Guardate, parlando sempre di un tema di attualità, quando hanno presentato quella startup che ha creato i bocchettoni da attaccare alle maschere della Decathlon, per trasformare le maschere per i ventilatori da usare negli ospedali. Tutti i post che ho visto non partiranno mai. Ah, problema tecnico, realizzare un adattatore multidimensionale in 3D con una stampante. No, diceva, ero lì a casa,
Ho visto un servizio che diceva che i ventilatori ci sono, ma mancano le maschere, perché per disinfettarle ci vuole più di 24 ore, quindi il ventilatore rimane inutilizzato per 24 ore. Ho visto quelle maschere, mi sembravano quelle di mio figlio della Decathlon. Ho chiamato un mio amico che lavorava in ospedale, mi ha fatto vedere come erano fatte, me ne sono fatto dare uno, l'ho scannerizzato in 3D, l'ho fatto, e questo è il file. Ha raccontato una storia, non ha pubblicato le specifiche. Quella storia ha portato centinaia di persone a stampare gli adattatori e la Decathlon a fornire migliaia di maschere gratuitamente, perché c'era una storia. Poi c'era la realizzazione tecnica, che doveva essere impeccabile, perché se quelle maschere avevano, se quegli adattatori avevano un livello di precisione sbagliato, non andava più bene. Però c'è la storia che ha mosso le persone. Questo è il link al mio libro. E visto che la slide con i contatti l'ho messa prima, lascio per qualche secondo. Il libro è gratuito, quindi io non ci guadagno, cioè ci ho guadagnato perché mi hanno pagato per scriverlo, ma adesso è totalmente gratis. Se vi interessa il public speaking, lo trovate qui. Tutti i temi che ho trattato oggi, visto che in questo non ci stavano, ne sto scrivendo un altro dove parlerò di temi di inclusione, di diversità, di accessibilità relativamente al public speaking e racconterò tutte le cose che ho scoperto nei 2 anni successivi alla pubblicazione di questo libro. Grazie a tutti. Ci sono domande? Vediamo un po', immagino che abbiate tanto fame. Mentre ci pensano, te ne faccio una io, ne approfitto. Vai! Diciamo, come vivi il fatto appunto che manca un rapporto diretto con il pubblico e quindi feedback dal pubblico? Capire, un pochino l'hai accennato prima, però ecco, hai qualche trucco più specifico su questo? Cioè, mi sono trovato anch'io a fare qualche sessione online, anche il semplice fare una battuta, non vedendo le persone sulla webcam non aiuta, rende tutto molto difficile, anzi, uno era proprio anche quando abbiamo fatto un webinar in cui poi non è potuto esserci, il fatto che quella sera vedevo Fabiana, che era l'altra host, in webcam mi faceva capire, ecco, se una battuta poteva essere stata efficace o meno, però ecco, spesso tutti tengono le webcam spente o comunque ecco, non è facile ricevere appunto dei feedback. Allora, questo è il motivo per cui io, soprattutto sulle presentazioni che faccio solo online, allora, se le ho già fatte dal vivo, so più o meno se una battuta funziona oppure no. So più o meno se quel genere di battuta funziona oppure no. Se è la prima volta che faccio una presentazione, guarda ad esempio questa qui del Work From Home, ormai è la terza o la quarta volta che la faccio tra interna Microsoft e all'esterno. Comunque, quando l'ho preparata, avevo fatto un dry run. Quella di prima sull'accessibilità, ho fatto il dry run che mi ha aiutato a organizzare martedì sera, ne ho fatto anche uno oggi con Alessandro, dove ho condiviso comunque quello che pensavo di fare e guardavo le persone in webcam o comunque sentivo, ero in chiamata Skype, e sentivo la voce, sentivo il tono di voce, cercavo di capire se il tipo di battuta, se il tipo di discorso che portavo avanti poteva urtare qualcuno oppure no. Per cui il dry run è fondamentale. Se tu fai il dry run con 2 o 3 persone, che a quel punto ti puoi permettere di tenere con la webcam attiva e vederle in faccia, vedere come reagiscono, se sono, non ti dico rappresentative di tutta la nostra possibile audience, ma magari è logico, se ne prendi 3 persone che lavorano nella stessa azienda, che la pensano tutti allo stesso modo e che li conosci, che sono gli stessi da 15 anni, te ne basta uno di quelli, poi magari ti vai a cercare qualcun altro. Quindi l'altra cosa, a volte al posto di chiedere alla gente di scrivere nella chat, si possono utilizzare strumenti come Kahoot, che si scrive, aspetta che non ricordo, lo scrivo nella chat, Kahoot, non mi ricordo se è .it o .com o qualcosa del genere, che è una startup, ma ce ne sono 1000 che permettono di fare sondaggi interattivi carini, quindi non è proprio, cioè non è un sondaggio alla SurveyMonkey per intenderci di testo e basta, ma è pieno di immagini, di cose, dai grafici con
con effetti speciali, e magari in una presentazione, logico che di 20 minuti o mezz'ora, metterci dentro anche cose di questo tipo porta via un sacco di tempo, perché devi dare comunque 2-3 minuti alla gente per rispondere. Se lo fai su una mezza giornata o una giornata, 2, 3, 4 di questi sondaggi, magari al termine di una sessione, prima di mandare la gente in pausa a caffè o subito rientrati, magari un minuto prima dell'inizio della pausa, cioè della fine della pausa a caffè, tu metti sul Kahoot in modo che mano a mano che la gente arriva, guarda, si collega, risponde e intanto ti dà feedback su quello che tu ti aspettavi. Però il dry run è fondamentale se non puoi tenerti 20 facce davanti. Chiedere ai partecipanti di accendere la webcam può essere utile? O se sono 3, 4, 5, sì, se in questo momento sono 28, ma prima erano 43, se avessi davanti 43 francobolli che si muovono, io sì, perderei completamente la concentrazione. Ok, benissimo, grazie. Altre domande? Se no vi lascio andare a mangiare. Naturalmente adesso metto l'ultima slide, di nuovo quella con i miei contatti. Se avete domande mi potete scrivere via mail, potete scrivere via LinkedIn, Twitter, sul blog, quello che volete. E sono, se avete temi da suggerire, anche perché sul blog sono sempre in cerca di tematiche da trattare, quindi se questa presentazione ha fatto venire una curiosità, voi me lo chiedete, io magari poi nel giro di qualche tempo ci faccio anche un post, per cui molto volentieri. Comunque non ci sono altre domande. Prima di chiudere, ricordo l'appuntamento per martedì prossimo con il webinar in cui parleremo appunto di privacy e normativa sull'accessibilità. Ricordo, ecco, molto importante a nostro parere, perché spesso sono dei sviluppatori, dei tecnici che parlano di questi temi, si addentrano nei meandri che non sono i loro abituali. Mentre questa volta avremo proprio un avvocato a parlarcene. Quindi ecco, pensiamo sia una delle cose più interessanti che avremo contenuti, come contenuti, secondo noi, proprio per la difficoltà, ecco, di trovare esperti del settore che ne parlano. Ok, nel frattempo è tornato anche Paolo. Sì. Qui ci siamo, altre domande non sono arrivate, non so se vuoi fare tu una conclusione veloce. No, io solamente per ringraziare tutti per aver partecipato al meetup, ovviamente ringrazio te Stefano e anche Lorenzo per l'intervento. Ne ho seguito poco perché ero un attimo impegnato a fare altre cose, però sì, ho seguito poco, però è stato molto molto interessante, complimenti Lorenzo. Avevate le birre questa mille. Sera di là. Sì, che è durato un po' più del previsto, tra l'altro. E quindi, niente, buona serata a tutti, io vi ringrazio ancora e ci rivediamo presto ai prossimi eventi. Ok, grazie a tutti. Ciao a tutti. Da parte nostra. Ciao ragazzi. Ciao, ciao. Buona serata a tutti. Ciao, buona grazie. Cena. Ciao a tutti, ciao. Ciao. Ciao a tutti. Ciao.